Amici YouTube, benvenuti, ciao ragazzi, ho L'ultima volta abbiamo fatto la guadagnato dei gara, punti. gara Continuiamo in così. Australia, continuiamo la carriera, benvenuti, peccato, perché era tanto così da prendere piastri, poi ho dovuto riavviare la gara, ed è un peccato perché sta facendo una buonissima gara, ragazzi. Subito dietro le due McLaren. Piastri in testa, vince la seconda gara su tre. Ma l'Alfa non scherza, ragazzi. Stacca anche Russell. Peccato. Peccato perché è un pepino. In Australia vuole vincere. Ben fatto, hai conquistato una posizione. No! Porca miseria, ragazzi, è fottutamente. Passi in seconda posizione, siamo secondi. P2 dietro le McLaren. Piastri torna a far la guerra a Pepino. No! No! Mamma mia! Questo momento Alfa di più! Era tanto vicino, ragazzi. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Ma Piastri quest'anno. Piastri è forte. Però Pepino gliela sta facendo sudare. Occhio, perché a questo punto Pepino è velocissimo.
più piano nelle ultime curve. Sgusciare di meno. Occhio. Una 150, una 168. Dietro di te è 5,4 secondi. No, perché penalità? Perché penalità? Norris, giro veloce, attenzione perché adesso... Lando veloce. Alpine ancora più veloce. Con il motorone Alfa. Preso ragazzi, l'ha preso, questione... Piastri però si sa difendere molto bene. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Gran gara di Oscar Piastri fino qui. Ah. Gran gara di Oscar Piastri. Pepino però vuole il primo posto. Non gliene frega del secondo. È attaccato adesso. A passarla all'esterno, mamma mia. Difficile. Quanto è tosta oggi. Penalità, è penalità perché... Mamma mia. Non so, passa all'esterno interno. Gran sorpasso qua. Splendido, bello. Gran sorpasso, ma attenzione, Piastri, non... Non si fa però, Oscar, non si fa. Non si fa, non si fa. Adesso in testa la gara, Pepino. E adesso un'altra gara. Pepino, Oscar Piastri. E stacca. E
Le gomme iniziano a dire ciao ciao. Vediamo, perché Oscar vuole riprendersi il sorpasso. Settimo. Entrare nei box, completa il giro nel minor tempo possibile. Tanto vediamo Fernando quant'è. Tredicesimo, mamma mia. Tredicesimo Fernando Alonso. Partito decimo, tredicesimo, sorpassato dalle due McLaren, dalle due Aston Martin. In questo momento, ragazzi, l'Alfa è lungo. Rispetto a Jeddah, un'altra gara, questa. Una partenza incredibile. Attenzione, ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro. Piastri va! Del gioco, ma Verstappen avanti. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Max Verstappen in testa. Ma oggi Alfa va troppo forte. Bandiera verde. Fernando è appena rientrato ai box. Alcune informazioni su Ocon. La vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. Il distacco dalla vettura davanti è 1,5 secondi. No, ragazzi, ma...
Perso tempo. Perso tempo con Verstappen. Cioè, ma assurdo, Max. La vettura che ti precede ha appena montato gomme dure. Gomme a mescola dura per la vettura davanti. No, gara lottata con Norris. Gara lottata con Norris. Però peccato, perché ragazzi stiamo facendo una bellissima gara, poi... Analità. Attenzione, attenzione. La pista è libera, bandiera verde. Sei al quarto posto, quarto posto. Tosta tosta, ma in quel... veramente difficile adesso. Penso che Pepino può arrivare tranquillamente sul podio. Non credo Piastri. Mamma mia! Boom, boom, boom. È incredibile sta gara. Ma la gara, quanto è complicata questa garetta. Quanto è complicata. Bello, che sorpasso. So, il problema è prendere gli altri due. Quanto è tosta prendere Leclerc e Piastri adesso? Ma Pepino ha mollato un attimo, eh. Si esce fuori da lì.
La gara perfetta di Pamino fino a qui. E uno l'ha preso. Manca solo Oscar Piastri. No. Che lì se vai sul cordolo largo. Mamma mia. Uè, Pepino è ritornato a lottare per il podio. Se non proprio per la vittoria. Alfa Super. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della gara. Pilota più veloce. Guadagni un secondo a giro sul pilota che ci segue. Però Piastri! Alcune informazioni su Gasly. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema con la vettura. Piastri va veramente forte, ragazzi. Piastri va veramente... Abbiamo carburante sufficiente per altri 5 giri. Quella curva lì... È difficile da fare. Piastri adesso sta guidando bene. Piastri, ragazzi. Gran pilota, eh. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Ma fanno più le gomme, ragazzi. Ce la fanno più le gomme.
McLaren. Ultimo giro. L'ultimo giro è appena iniziato. Ultimo giro. Dunque Oscar 3. Sufficienza per altri due giri. Oscar 3 su 3. Oscar 3 su 3. La grande Alfa comunque. Che a livello di gomme, a livello di velocità nel dritto. Oscar Piastri vince. Pepino secondo. Pepino secondo. Secondo. Va bene. Va bene, è podio! Partendo dodicesimo! La McLaren ce l'ha fatta, ha vinto oggi. La McLaren è assurda, ragazzi, in questo momento. Bene, Davide. Macchina più veloce. È stato l'elemento decisivo per superare gli avversari oggi. Penso che la maggior parte del risultato derivi dal temperamento. Ha mantenuto il bravo Oscar, bravo, 3 su 3 per lui. 3 su 3 per Oscar. Massimizzare la strategia e di rimanere fuori. Altro è un po'. Guardate, il Daniel Ricciardo. Proprio in questo momento. Ottima gara per la. Vince il Gran Premio in casa Oscar Piastri. Sul gradino più alto del podio. Pepino secondo. Terzo Charles Leclerc. Quarto, Carlos Sainz. Quinto, Max Verstappen. Pepino non ha fatto 2Q2, ma poi... E ora vediamo come questi risultati si riflettono. Fernando undicesimo, buono ragazzi. Oscar Piastri, orgoglioso del suo risultato, continua ad aumentare il suo vantaggio in classifica. Dimmi un po', Davide, chi indicheresti come miglior pilota del giorno? Pepino secondo però, ragazzi. Vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttori. La McLaren continua a guadagnare. Alfa terza. Nel frattempo la Ferrari ha migliorato la propria posizione. Ottimo weekend per questa scuderia. Cioè, ragazzi, anche Mercedes dietro. Un weekend del genere. McLaren e Red Bull. Estremato insieme. A risentirci per il prossimo. Allora, tornasse il Fernando, quello ruggente, e comunque nell'ultima gara è andata a finire anche bene. Oscar Piastri ha vinto 3 gare su 3, però un Pepino secondo nel mondiale, e va bene perché c'è il Gran Premio di Cina adesso. I pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione. È
è tutto alto in questo momento. Vuol dire l'Alfa che sta bene. Ok, abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla Che fabbrica. va bene. E che in questo momento, vincendo il Gran Premio, cioè arrivando a seconda in Cina e in Australia, facciamoci subito le qualifiche, ragazzi. Subito. Se cerchi un posto bello. Andiamo in Cina, ragazzi. Andiamo in Cina. Don't want you, Joe. Alfa che sta bene. E quella di Alonso, comunque undicesimo. Fernando deve fare uno stint in più. E Pino, in questo momento siamo a Oscar Piastri. È il pilota più forte. Anstrol. Secondo, dietro Norris. Resta abbastanza carburante per un solo giro.
Ricciardo settimo, buono. Un Alfa Tauri. Vediamo gli altri. Sesto. Alonso tredicesimo, va bene. Fino sul 34, mi piace più o meno tutti sul 34. Ah, attenzione, Oscar Piastri. Fino al dodicesimo. Piastri quarto. Alonso ce la fa. Ce la fa per il Q2. Comunque ancora un Alfa che, ragazzi, non in gara fortissima, ma in qualifica Pepino non riesce a passare lo stint che gli permette poi forse gli serve una macchina come Ferrari. Ha fatto un grandissimo miglioramento Alfa Romeo, quinto l'anno prima. Sbaglia qua. Però il giro veloce. Non è gara, Charles, non è gara. Non è gara! Non è gara, Charles, non è gara! Meglio, Pepino! Terzo, Fernando decimo! George Russell solo. Fernando decimo, va benissimo. Finalmente due Alfa nel Q3. No, Pepino passa nel Q3. Fernando no però. Tredicesimo. Pepino quarto. Buono quarto. È buono quarto. Le due Mercedes che tornano a dominare in Cina. Peccato Fernando, ragazzi, peccato, perché poteva fare il Q3
da avere due Alfa Romeo nel Q3. Ragazzi, Peppino era due gare che non andava nel Q3. E ora cerca la pole position. Deve fare un giro superlativo. Stroll 34, giro veloce. Verstappen 33. Passa il giro veloce. Terzo. Fucsia. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Cinquecentomillesimi, però è buono ragazzi, però è buono. Un po' meno che se parte quinto va benissimo. In Cina va benissimo quinto. La griglia di partenza quinto di domani è chiusa, ma prima di iniziare va benissimo, parte in seconda fila. Russell, Hamilton e Charles Leclerc. Per ora vi saluto, ma vi ricordo che ci aspetta Hamilton, Red Bull, poi c'è Alfa. Oscar ottavo, è la prima gara in cui Oscar Piastri fa difficoltà. È la prima gara. Sergio Perez, ritornato Sergio Perez. Tra l'altro tra poco ci sono le qualifiche del Gran Premio dell'Emilia Romagna.
Allora, ragazzi, ci lasciamo la gara nel prossimo episodio e poi andiamo avanti. Bella a tutti, Peppino Audace.